Salve, siamo al TG Verde di Fabriano per registrare una puntata del nostro TG ambientale. Siamo la classe 4B dell'Istituto Comprensivo di Sassoferrato, scuola primaria Brillarelli. Buonasera, eccoci all'odierna edizione del TG Verde Sassoferratese. Ecco i titoli. Ripristinata la festa dell'albero a Sassoferrato, per la gioia di grandi e piccini. E differenziata, ve la rispieghiamo noi, progetto rivolto ai comuni di Sassoferrato e Genga. Caccia ai rifiuti, una domenica che più pulita non si può. Nutrirsi e curarsi con le nostre erbe officinali. Lettera aperta a Ugo Pesciarelli. Questi i titoli principali di oggi. Vi aspettiamo subito dopo i consigli per l'ambiente. Non mancate! Buonasera amici telespettatori. Si è svolta l'11 dicembre la prima festa dell'albero organizzata dal Comune e dal Comitato Ambiente. L'appuntamento era in Piazza Bartolo alle ore 14.30. Quando io sono arrivata c'erano già le mie amiche. Ci hanno subito detto che era ora di andare. Così ci siamo divisi in 3 gruppi, ma noi, per sbaglio, siamo andati in piazza Sant'Ugo. Appena siamo arrivati ci hanno detto che le maestre ci aspettavano ai giardinetti piccoli. Gli operai del comune avevano già preparato le buche e la maggior parte erano già state riempite coi viburni, piantine con piccole foglie sempre verdi. Sistemate tutto intorno alla recinzione dei giardinetti. Visto che c'erano ancora delle piantine, ci hanno detto di prenderle e aspettare la vanga per scavare altre buche. Nel frattempo mio padre ha preso la pala e ha scavato una buca e io ho messo dentro la mia piantina. Visto che un ramo era cresciuto in basso, abbiamo scavato una piccola buca e l'abbiamo messo dentro. Abbiamo lasciato fuori un po' di foglie in modo che tra un po' di tempo nascerà un'altra piantina. Ritornati in piazza, abbiamo decorato l'albero di Natale che il Comitato Ambiente aveva sistemato davanti al grande tendone bianco con gli addobbi costruiti da noi bambini a scuola con il materiale riciclabile. Gli organizzatori della manifestazione poi ci hanno offerto la cioccolata calda e il panettone. Io e i miei amici abbiamo poi giocato tutto il pomeriggio. Ad un certo punto, per correre dalla felicità, mi sono versato la cioccolata calda sul braccio. Dopo un po', in piazza, sono arrivati dei signori, vestiti con dei lunghi mantelli che cantavano la Pasquella, in dialetto sassoferratese, accompagnati dall'organetto e strani strumenti. Davanti alla chiesa di San Facondino si è affacciato infine un clown bravissimo a fare il giocoliere, che faceva tanti giochi divertenti. Per tirare i birilli si è fatto aiutare da 2 signori, che erano i babbi dei miei compagni. Che ridere e che bella serata! Diamo ora la linea ai consigli per l'ambiente. Guarda,
In questi mesi, noi e tutte le 13 classi partecipanti al progetto Ve la rispieghiamo noi, abbiamo cominciato a riflettere sul tipo di campagna pubblicitaria da proporre per illustrare questo progetto. Abbiamo aderito a questo progetto per garantire un mondo più pulito alle generazioni future. Noi da tempo avevamo iniziato a lavorare per la manifestazione e avevamo scelto la tematica della raccolta differenziata della carta. Abbiamo capito la sua importanza attraverso la sua storia, dalla preistoria fino a noi. L'abbiamo scelta perché dobbiamo far capire a tutti che la carta non va sprecata, perché altrimenti verranno abbattuti interi boschi e foreste, così in futuro non ci sarà più ossigeno da respirare. Quando in classe è venuta l'operatrice del CIR 33 a spiegarci tutto sulla carta, è rimasta a bocca aperta, perché noi sapevamo già molte cose. Insieme abbiamo analizzato come si costruisce un Deplian. Da quel giorno abbiamo creato il registro della spazzatura dedicato ai rifiuti che si potevano riciclare, riusare o non comprare. Per riempire il nostro registro abbiamo portato molti rifiuti da analizzare per rimetterci in mente come si fa una corretta raccolta differenziata. Per una settimana abbiamo rovistato nella spazzatura con cui abbiamo realizzato dei magnifici lavori con materiali di riciclo. Io ho realizzato un portafogli in Tetra Pak davvero trendy e un sistema di irrigazione con le bottiglie di plastica. Divisi in gruppi abbiamo provato a fare la carta riciclata. Prima abbiamo spezzettato la carta che si buttava via. L'abbiamo messa a bagno nell'acqua, macinata con il frullatore, l'abbiamo colorata con la tempera celeste e poi, immergendo il telaio e appoggiandolo sulla schiena d'asino, abbiamo creato tanti fogli di carta che abbiamo lasciato ad asciugare per un po' di giorni. Nel frattempo ci siamo messi a lavorare su un balletto ideato completamente da noi. All'inizio era un po' confusionario, ma poi l'abbiamo sistemato per bene. Il 23 marzo era il giorno della verità. Era il momento di dimostrare tutto il nostro impegno. Ogni classe ha realizzato una campagna con idee e modalità diverse, ma il senso era sempre lo stesso, ovvero aiutare il mondo a rimanere pulito. A vedere la manifestazione c'erano circa 600 persone, naturalmente le insegnanti e i genitori. Ma c'erano anche degli ospiti d'eccezione, come i dirigenti del CIR 33, il sindaco di Genga e l'assessore all'ambiente del comune di Sassoferrato, Marco Giulietti. Era arrivato il nostro momento. Prima abbiamo presentato i nostri lavori, il registro della spazzatura, i nostri oggetti realizzati con materiale di riciclo, il dépliant. E infine, per allietare la serata, abbiamo mostrato il nostro balletto, Volta alla carta. Appena finito, avevo le mani gelate ed eravamo tutti molto emozionati per i tanti applausi del pubblico. In omaggio a tutti i partecipanti, era stato regalato un sacchetto di compost che puzzava enormemente e un DVD per la spiegazione. La mattina seguente la maestra ci ha offerto una mega merenda per premiarci del nostro impegno nel progetto. È stata la festa della natura, noi ci siamo fatti valere ed è stato anche molto divertente. Diamo ora la linea ai consigli per l'ambiente.
mondo è nelle tue mani. Caccia rifiuti. Si è tenuta domenica 3 aprile la caccia rifiuti, organizzata dal comune. Appena siamo arrivati, offrivano la colazione. Poi, dopo aver ben mangiato, ci hanno divisi in gruppi da 5 bambini e dovevamo raccogliere almeno una tipologia di rifiuto. Alcuni raccoglievano la plastica, altri la carta, altri il vetro. Io con la mia squadra dovevamo raccogliere i metalli. Ci hanno dato dei guanti da lavoro che erano molto grandi, infatti quasi non riuscivo a prendere i rifiuti perché non ce la faceva a chiudere la mano. Alcuni genitori tenevano i sacchi, così noi eravamo più liberi di raccogliere l'immondizia. Scortati dai vigili che fermavano il traffico, siamo partiti da Piazzale Castellucci. Passando per il marciapiede sinistro, abbiamo trovato tanta spazzatura. Ce n'era anche nelle proprietà private, ma noi quella non potevamo raccoglierla. Pensate, abbiamo trovato un copricerchio di una ruota e poco più là un paio di mutande dove sopra svolazzavano mosche e moscerini. Camminando e raccogliendo siamo arrivati a Felcioni. Al ritorno siamo passati al lato destro e lungo il cammino ci arrampicavamo anche sulle scarpate perché c'erano dei pezzi di plastica e fili di corrente impigliati nei rami. Abbiamo trovato tante lattine, tutte schiacciate e bagnate. Io le prendevo velocemente perché mi facevano un po' schifo. Abbiamo raccolto anche molte bottiglie di plastica che erano scivolose con dentro dell'acqua puzzolente. Il maggior numero di rifiuti si è registrato nella plastica e nella carta. La nostra squadra ha raccolto 2,5 sacchi di plastica e anche un altro gruppo, quello della carta, ne ha raccolto 1,5 sacchi. Infine ci siamo fatte le foto con i sacchi dei rifiuti, un po' strano ma vi assicuro molto divertente. Dopo ore di ecolavoro ci siamo guadagnati un giro sull'altalena e sullo scivolo. Queste giornate si dovrebbero fare più spesso, così la nostra città sarebbe più pulita e vivibile. E ora diamo la linea ai consigli per l'ambiente. Le piante officinali prendono il loro nome officinali, appunto, dalla parola latina officina, che era il laboratorio in cui si estraevano le droghe usate nella medicina popolare. Le piante officinali comprendono le piante medicinali, le piante aromatiche e le piante da profumo. Le piante medicinali sono usate per curare da tempi antichissimi. Per molto tempo, infatti, le piante furono l'unica medicina che i medici avevano a disposizione. Le stesse piante, molto spesso, venivano usate anche in cucina. La nostra zona è ricchissima di piante ed erbe officinali, spontanee, che cioè crescono da sole. I nonni sono molto bravi a riconoscerle e ad utilizzarle e quando erano piccoli ci ricavavano medicine naturali e le cucinavano. Noi abbiamo intervistato i nostri nonni e abbiamo ricavato tante informazioni. I nomi volgari delle piante della nostra zona sono strani e a volte buffi. Spesso ci fanno capire come sono fatte e quali sono alcune caratteristiche. Il pisciacane, cioè il tarassaco, per esempio, si chiama così perché cresce nei posti dove i cani fanno la pipì. Quello è il loro terreno preferito. Si conosce anche con il nome dente di leone.
perché la foglia ha il margine dentellato e assomiglia alla dentatura del leone. Il caccialepre deve invece il suo nome alle lepri che ne sono ghiotte. E nelle zone in cui crescono in abbondanza ci sono anche i cacciatori. La crespigna alla tarola è un'erba di campo che si usa sia lessa che cruda in insalata. Tutta la pianta contiene un lattice bianco assolutamente innocuo. La coda cavallina, cioè l'equiseto, è chiamata così a causa delle sue foglie sottili e dure, che ricordano sia visivamente che al tatto il crine del cavallo. Il crescione un astruzio ci fa subito capire la sua caratteristica principale. Deriva dalle parole latine nasus tortus, perché fa torcere il naso per il suo sapore amarognolo e pungente. E potremmo continuare così per molto, perché i nostri nonni sono veramente ferrati sull'argomento. Diamo ora la linea alla consueta rubrica di cucina, cotto e mangiato. Benvenuti a Cotto e Mangiato. Oggi vi presentiamo il piatto la frittata con le vitelle. Ci tengo a precisare che questo piatto è di gran lunga superiore a molti altri. La vitella si arrampica sui cigli della strada, ha un aspetto sfrecciante. È velenoso se si mangiano le parti vecchie. Noi le mangiamo anche la pelle e non ci siamo mai avvelenati. Per fare questo piatto abbiamo bisogno di 4 uova. Getti giovani di vitelle, parmigiano, aglio, olio, pepe e sale. Si raccolgono i getti giovani e teneri, si lavano bene e si sbollentano per 5 minuti. Ora prendiamo una padella e ci mettiamo dell'olio buono. E poi ci mettiamo anche uno spicchio d'aglio e lo soffriggiamo. Adesso scoliamo le vitelle e le mettiamo a soffriggere. Ora prendiamo 4 uova, le rompiamo e infine le sbattiamo con una forchetta. La malva. Io sono un'esperta in fatto di piante e vi presento la più nominata. È la malva silvestris, cioè la malva. Passeggiando per Sassoferrato si incontra nei campi abbandonati, lungo le strade di campagna, tra i ruderi e in tutti i terreni erbosi. È una pianta erbacea con la radice lunga e biancastra. Le foglie sono tondeggianti, i fiori sono lilla con 5 petali.
si trova fino a 1200 metri di altezza e quindi la possiamo osservare anche sul Monte Cucco, sullo Strega e sul Catria. Della malva si utilizzano sia i fiori che le foglie e le radici. La parola malva deriva dal latino mollire, che significa molle e molliente. Anticamente ci si preparava un unguento, chiamato foglia santa, preparato con tre parti di malva fresca e due parti di burro fresco. Questa crema, applicata sul viso, serve per ammorbidire e sfiammare la pelle. Tutte le nonne preparavano l'infuso di malva, versando la malva essiccata in un bicchiere di acqua bollente. Si beve due volte al giorno, in caso di tosse stizzosa, catarro e infiammazione delle vie urinarie. La tisana di malva viene invece ottenuta bollendo un pugno di malva e 3 o 4 cucchiai di zucchero in un bicchiere d'acqua. Se ne beve una tazzina più volte al giorno e effetti miracolosi in caso di varie infiammazioni. La malva da sempre è stata utilizzata in cucina. Le foglie si possono usare crude, aggiunte in insalate, oppure lessate come ravioli e come ripieno dei ravioli insieme alla ricotta. Ed ora, per la nostra rubrica Lettera aperta A, scriviamo una lettera al sindaco di Sassoferrato, Ugo Pesciarelli. Egregio signor sindaco, io sono un sassoferratese vero e da 9 anni. Quando vado a spasso per Sassoferrato, a volte c'è un po' di mortorio. Sarebbe bello pubblicizzare la nostra città, magari in televisione. Abbiamo davvero tanti beni artistici, come ad esempio i quadri del Salvi. La Rocca, almeno così potremmo vedere il suo interno. Neanche io l'ho visto. Così i turisti potrebbero venire ad ammirare le nostre opere d'arte e io potrei conoscere tanti amici di altre città e trovare degli amici di penna. Al vedere la mia città sporca, mi rendo conto che noi cittadini dovremmo essere più responsabili verso l'ambiente. Oppure bisognerebbe mettere delle telecamere per vedere quando la gente butta l'immondizia nella natura e poi fargli la multa. Così ricordano dell'ambiente. Quando vado in bicicletta a casa mia, a Felcioni, ho un po' di fifa, perché in strada le macchine corrono molto veloci. Forse un semaforo potrebbe fermarle. Ce n'è uno vicino alla scuola materna, ma penso sia rotto perché lampeggia sempre e mi accorgo che le macchine neanche lo vedono. Al mattino, quando vengo a scuola con il pullman, e al venerdì, quando c'è il mercato, c'è davvero molto traffico. I semafori sembrano non scattare mai e la fila diventa più lunga di un serpente. I vigili sono così indaffarati a dirigere il traffico che se anche passassero dei ladri in una macchina non li potrebbe vedere. Qualche vigile in più potrebbe darci maggior sicurezza. Potrebbero fare dei posti di blocco, come nei film. La mia città mi piace tanto e non la cambierei con nessun'altra. Distinti saluti, Diego Sebastianelli. Siamo così innamorati del nostro paese che abbiamo scritto una poesia. Sassoferrato e le sue ricchezze. Un panorama da guardare, prati e fiori da annusare, opere d'arte da ammirare, cibi gustosi da sgranocchiare, buona azione a non finire dal mattino all'imbrunire. Tante casine a cui ritornare, con un lettino per riposare. Una stradina tortosa e piccina, in poco tempo mi porta da te, che sei il paese più bello che c'è.
Il telegiornale è terminato, diamo la linea alle previsioni del tempo. Grazie di averci seguito, buona serata a tutti. Stare a guardare, l'ambiente da solo non cambia.